Semplicemente gatto, il certosino è l'essenza stessa della parola che individua la sua specie. Non è particolarmente elegante o sofisticato, non ha un lungo mantello, non ha colori sgargianti, non ha strane particolarità come orecchie piegate o pelo arricciato, non ha neppure stranezze caratteriali, non è un gatto da guardia né un agitato cronico. Lui è calmo, dolce, tranquillo, miagola poco, vive in pace col mondo. Solo quando vede una preda reale o fittizia, diventa un fascio di nervi e muscoli pronti allo scatto. Tanto che la sua abilità come cacciatore di topi è addirittura proverbiale. Il certosino, semplicemente e meravigliosamente, è un gatto gatto. Solo questo. Tutto questo. È la vera incarnazione della felinità, insieme dolce e sornione, sonnacchiosa e vibrante. Non gli serve nient'altro per piacere. Non ha bisogno di orpelli estetici né di esagerazioni. A lui basta essere se stesso, rimirare il mondo con i suoi occhi dorati. E in quegli occhi si legge un'antica consapevolezza. La certezza che la vera, assoluta perfezione è quella della semplicità. Sull'origine del certosino si è scritto molto e molto purtroppo si è inventato. È opinione comune che il suo nome derivi dalle certose francesi, in cui sarebbe stato selezionato ed allevato come cacciatore di topi. L'attuale standard del certosino è particolarmente puntiglioso proprio sulle differenze tra questa ed altre razze blu. Il certosino, soprattutto il maschio, deve sempre apparire massiccio in relazione alla sua taglia. La struttura del corpo è solida, forte, muscolosa. C'è una notevole differenza tra il maschio e la femmina. La femmina è significativamente più piccola e ha il petto più stretto. Che significa vivere con un certosino? Finché è cucciolo, è un po' come avere in casa un giullare di corte. Ne inventa una dopo l'altra, quasi tutte divertentissime. Se poi il cucciolo ha un compagno della sua età, lo spettacolo raddoppia. I due disperati non staranno fermi un secondo e giocheranno con tutto ciò che trovano. Adoreranno cacciare i topi, e non importa se sono finti. Per loro la caccia sarà sempre una cosa serissima a cui dedicare tutte le proprie energie. Se ce ne sarà l'occasione, ovviamente, non disdegneranno neanche la pesca, o almeno i disperati tentativi di agguantare qualcosa di irraggiungibile. È un vero divertimento osservare due cuccioli che si rincorrono, saltano, giocano a mordersi e a uccidersi. Bisogna lasciarli fare, perché è proprio attraverso il gioco che i gatti imparano le regole della caccia e della lotta, preparandosi ad affrontare il duro mondo dell'età adulta. Il gatto adulto è molto più tranquillo del cucciolo. In casa non dà alcun fastidio. Ciò non significa che sia un gatto avulico o schivo. Anzi, è un compagno molto presente, anche se non è tipo da coccole esagerate. Scherzi a parte, è veramente un gatto dall'apparenza molto riflessiva. Ciò lo rende particolarmente gradito a studiosi ed intellettuali che spesso lo scelgono come compagno. Il certosino è già una grande star, il più noto dei peli corti dopo il siamese. Una cosa è certa, quando si incontra un gatto blu è impossibile non innamorarsi. E quando si è vissuto con uno di loro, diventa impossibile farne a meno.